Avete fatto un buon lavoro, Rutolo. Ve ne sono grato. Sempre ai vostri ordini, Don Carmine. Voi non avete che da domandare. A me sempre qua mi trovate. Ecco fatto, tutto a regola d'arte. Eh già, voi siete un artista. Modestamente. Commissario Bello, che sorpresa, che sorpresa vedervi qua questa sera. Io la licenza l'ho rinnovata proprio questa mattina dal commissario Gargiulo, Caro Ruotolo, io non ci pensavo nemmeno, tu sei sempre stato un cittadino modello. Grazie, commissario. Io sono venuto qua perché avevo bisogno di un favore. Commissario, sempre a vostra disposizione, come e quando volete, Senti un po', Ruotolo, tu fai fuochi? Gesù, commissario, che dite? Sempre queste facce. Fuochi. E io fuochi voglio. E fuochi avrete. Sai, fra una settimana è la festa della polizia. Io ho pensato a Gesù. Una bella sparata di fuochi con tutti i colori. È una cosa bellissima. Non vi pare? Voi siete clienti del nostro amico Ruotolo, eh? Ah, sì, questi sono clienti dell'americano, commissario. Modestamente sono conosciuto anche a Brooklyn. E sono venuti da Brooklyn per comprarli. Sì, comprano. E sono pure belli grossi. Sì. Chissà che bel botto grosso fanno questi pedali. Un po' attutito, sa, l'umidità, per forza. No, commissario, non li toccate. No. Che è successo? E perché non li posso toccare? Sono pericolose, esplodono, commissario. Rutolo, ma senti un po', ma tu ti credi che io sono venuto a comprare le calicche qua? A me esplosivi mi servono. E se no, che botto facciamo? Si capisce. Ma che fate, commissario? Scusa, Rutolo, ma tu non fai i pedardi con la polvere nera? Sì. Questa è polvere bianca. Ah, sì, è un nuovo prodotto empirico di produzione propria. Un nuovo prodotto empirico. Gesù. Ma che è sta roba? È buono? Eroina pura, Ruotolo. Ma commissario. Con questo potresti far saltare tutta New York.